sera. Nuovi apprendimenti e nuovi saperi per la sovranità alimentare è un'iniziativa rivolta alle scuole e alla cittadinanza, nella quale si vuole affrontare il tema della sovranità alimentare. Seminiamo il futuro invita i bambini e i ragazzi delle scuole di Milano e della Lombardia e tutti i cittadini ad affrontare il tema del cibo con la promozione della sovranità alimentare. Delle azioni forti del progetto è l'intervento nelle scuole con la ricerca, una ricercazione diffusa che coinvolge scuole di tutte le zone di Milano e di tutti gli ordini di scuola. In modo salutare e a non mangiare di solito fast food o pizza ogni sera. Da questa esperienza ho imparato che si deve dare più importanza al cibo e cercare di non sprecarlo. Sovranità alimentare è il diritto di ciascun popolo a stabilire quali sono le proprie politiche agricole, i propri sistemi agricoli di produzione e di consumo per un cibo sano, giusto e sostenibile. Questo concretamente nel nostro quotidiano cosa vuol dire? Vuol dire essere consapevoli delle scelte che facciamo, delle scelte di consumo che facciamo, quindi cosa compriamo, da dove viene, come è stato prodotto, come è stato imballato, che tipo di riciclo l'imballaggio dovrà avere, valorizzare la biodiversità, rispettare la stagionalità dei cibi. Questo lo facciamo proponendo delle attività nelle scuole e cercando di creare consapevolezza nei ragazzi, nei bambini e nelle insegnanti per le scelte che affronteranno quotidianamente, ma anche informando nei quartieri delle città con eventi e creando degli strumenti di approfondimento e di partecipazione sul web. Modo trasporta i suoi prodotti? Allora, è una domanda molto intelligente. Maggio è un mese che da molti anni per le ONG della Lombardia è il mese dedicato all'educazione e alla cittadinanza mondiale. Infatti ogni anno organizziamo eventi sul territorio in tutte le 9 zone di Milano, ma anche negli altri comuni lombardi coinvolti nel progetto, e un grande evento diciamo comune aperto a tutti a Milano. Nel 2014 abbiamo organizzato un evento che si è chiamato La favola è servita ai giardini di Porta Venezia, durante il quale oltre 100 famiglie di cittadini hanno partecipato seguendo un piccolo percorso a tappe educativo e ludico sulle favole e il cibo dal mondo. Si mangia loro due perché lui è carnivoro. Dilophosaurus se li mangia. Io devo indovinare il piatto. Cioè, qua ci sono dei nomi di alcuni paesi e io devo capire che cibo mangiano. Al tre li piantiamo, pronti? Uno, due, tre. Mettiamoli sotto la terra. Il futuro è realizzato da 15 organizzazioni che si occupano di cooperazione internazionale, che sono socie di Colomba e che dal 2008 lavorano insieme per promuovere l'educazione alla cittadinanza mondiale.
Nell'ambito del progetto Seminiamo il Futuro abbiamo lanciato il concorso Gnam Gnam da mangiarsi con gli occhi, un concorso a fumetti destinato a tutti coloro che sono residenti in Regione Lombardia. Per ogni categoria chiaramente saranno previsti dei premi e le migliori vignette che verranno selezionate verranno pubblicate in un fascicolo che appunto porterà il titolo del concorso e anche verranno poi esposti in una mostra itinerante all'interno degli eventi che lo stesso progetto Seminiamo il Futuro comporta. All'interno del progetto Seminiamo il Futuro, la mappa è uno degli strumenti che consente un maggiore coinvolgimento sia di tutta la cittadinanza di Milano che delle scuole coinvolte nei percorsi di ricercazione. Questa mappa è consultabile online e sarà anche consultabile dagli smartphone tramite un'app apposita. Bravissimi, siete stati degli attori stupendi, stupendi veramente.